Buongiorno dalla ridente cascina. Adesso qualcuno mi verrà a portare via con le maniche legate dietro. Comunque, c'è un sacco di novità incredibile. Google Shopping, ottimizzazione dei titoli. Quanto vanno fatti lunghi? Cosa cambia? Dove va messo il nome del brand? Prima, dopo? Non va messo? Una di quelle ricerche che bisogna leggere? Assolutamente bellissima. Poi, una guida massiva per l'advertising in Cina. Fa sempre bene. Google, non ci sono vantaggi nell'utilizzare hosting dedicati. Nel senso che lui non ti guarda che hosting c'hai, guarda che prestazioni hai. Però, insomma, 2 più 2 fa 4. Comunque, poi vediamo un po'. TikTok, Spark Ads, quindi un nuovo modo per pubblicizzare i contenuti su TikTok, fa sempre piacere. Big Data, mettono telecamere dentro il museo vede quanto tempo guardi un'opera. Considerate che mediamente un'opera si guarda 4-5 secondi, raramente si arriva a 15, quindi pensate quanto potrebbe essere anche utile. Sempre un po' inquietante sta roba, però potrebbe anche essere super utile per aumentare la qualità con cui percepiamo la roba e quindi poi la gente ci sta di più e impariamo di più. Su che quello lì. Poi, utenti TikTok, 4 mesi gratis di Spotify Premium. Pensate questi qui che alleanze fanno, è una cosa incredibile, insomma, sono furbi. Instagram, Reels rispetto alle storie, cosa va meglio? Una ricerca magnifica, quindi da leggere prima di subito. Pagare con la voce, un gateway di pagamento, no, non un gateway di pagamento, però puoi pagare con la voce dentro di Comments. Questa, secondo me, sarebbe una di quelle cose che andrebbe installata di qui a 2 ore e mezza, quindi super interessante. Anticipa le ricerche SEO. Laura ci ricorda una cosa sempre molto importante, che non bisogna giocare in difesa, bisogna giocare in anticipo, quindi serve molto bene. Campagne display, Google Ads su alcuni account già non ci fa più scegliere fra la standard e l'intelligente, ma c'è la nuova display omnicomprensiva, dove comunque si possono mettere liste di remarketing, eccetera. Appena vi capita andatelo a spulciare. Io non ci è capitata ieri. Google Ads, campagne True View for Shopping. Allora, praticamente sta arrivando una sfiammata di campagne nuove su Google Ads, no? C'era il, come si chiama, massimizza tutto, non mi ricordo come si chiama, la nuova super intelligente, poi appunto questa qui che è un tipo di campagna dove si collega il merchants a YouTube, ma non solo, arriveranno sistemi di bidding più intelligenti legate a, domani lo dirò, alle campagne local, all'integrazione fra Discover e il merchants, un sacco di roba, sono veramente tantissime. Però sono ancora dati, insomma, voci di corridoio, quindi non ci sono le fonti ufficiali da citare, mettiamola così. Poi, Google Ads, iscrizione alla newsletter inserto, bellino, forse, cioè, verrebbe da pena farlo, no? Quindi direttamente lì la possibilità di iscriversi alla newsletter. WhatsApp, sta per diventare la prossima super mega app? A meno che intervenga l'antitrust dentro WhatsApp, ormai ci potrai fare tutto, paghi, compri, fai il catalogo, qualsiasi cosa. Poi WhatsApp è arrivata la possibilità di partecipare a una chiamata di gruppo già avviata, bene, fa tanto piacere. Questa è bellissima, 91 pagine sulla percezione dell'arredo cucina in Italia. Cioè, se lavori in quel settore, la devi leggere. Quindi, bella, complimenti, hanno fatto super comodo. L'easy load delle immagini, ma quanto sono belle, ma quanto si fa prima? Mica sempre. Però è contro da valutare, quindi anche qui bella ricerca. YouTube ha aggiunto un nuovo metodo di metodo di monetizzazione per chi fa video. E poi, mi hanno detto di fare una cosa, vi consiglio di farla anche voi, stamani mi sono fatto sanguinare le gengive, ma provate a lavarvi i denti con la mano che non avete usato di solito, perché dice fa bene al cervello, quindi è una cosa super curiosa. E ieri sera invece ho conosciuto una persona magnifica, Tommaso Gianni. Io vi invito ad andarla a seguire subito su Facebook, è un diacono, io guardate sono credente quanto una pantofola proprio. Però una persona magnifica e sta facendo una bellissima esperienza, sta girando di città in città unendo, cogliendo a caso persone di diversissime classi sociali e mettendole a tavola insieme, gli offre una cena e crea un attimino di integrazione. Ne nascono delle esperienze bellissime che lui racconta in maniera magistrale, quindi andate a leggere e facciamo anche la marchettata, se volete fare un'offerta penso che siano soldi spesi bene. Buona giornata, ciao.